Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: dopo fallimenti su fallimenti, parlando di televoti del GF VIP 7, Nikita Pelizzone è riuscita ad entrare in finale per quinte dopo gli spartani Orianna Marzoli, Mikolin Corvaia, Jaele De Donà ed Edoardo Tavassi. Sempre stata forte al televoto, ogni volta che non riusciva, i fan non se ne capacitavano. La reazione dei nemici? Naturalmente adesso sia l'inarrestabile Nikiters che gli alleati donnali si sono innestati, sapendo almeno la ultima superstite dei persiani sia riuscita ad arrivare in finale. Nikita Pelizzone, che piaccia o meno, se lo meritava, in quanto una delle protagoniste indiscusse di questo GF VIP 7. La reazione dei rivali è iconica. GF VIP, la reazione nella casa per Nikita in finale. Non solo è diventata a sorpresa la quinta finalista del GF VIP 7, ma poco prima è stato anche eliminato il suo amore odio, ultimamente avevano però chiarito, Luca Onestini. Alfonso Signorini ha festeggiato con lei ed Alberto De Paisis, anche lui ha assistito all'importante verdetto in studio e poi l'ha invitati ad entrare nello spiato appartamento di Cinecittà. Soltanto dopo ha comunicato l'accaduto al resto dei concorrenti. Secondo i fan degli spartani questi erano sotto shock più per l'eliminazione del romagnolo che per Nikita. Appena il conduttore ha annunciato che Luca Onestini era stato eliminato, che Alberto De Paisis era salvo e, soprattutto, che Nikita Pelizzone era stata ammessa in finale, gli spartani sono rimasti sotto shock. Dopo la puntata, Orianna Marzoli, Mikolin Corvaia e Jaele De Donà hanno commentato il tutto. Erano convinte, dopo i precedenti televoti, che la triestina non fosse tanto forte al televoto. Credevano per certo che tra loro avrebbero vinto Luca o Alberto. C'è qualcosa che mi sfugge, allora cosa vogliono vedere? Mikol. Insomma, che non sarebbero state contente era un dato palese. Sarebbe stato strano il contrario, visto come sono andati i mesi e gli schieramenti nella dimora capitolina fino ad oggi. Alle tre finaliste sfugge più che altro la precisa percezione del pubblico. Pure Edoardo Tavassi non riesce proprio a spiegarsi la cosa. Nikiters ed Analisi hanno goduto nel vedere gli spartani basiti, vi fa male brucia, e ben gli sta, che invidiose mamma mia. Le più false, Nikita vinci per noi, iniziate a tremare, le tre vittere. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.